Ciao ragazzi, l'Interceptor che vi ho appena costruito in stop motion è uno dei microfighters della nuova serie microfighter di LEGO Star Wars, creata apposta da LEGO per festeggiare i 5, 10, 15 anni dalla creazione della linea LEGO dedicata alla saga stellare più famosa che ci sia. E quindi, in attesa del film che uscirà all'inverno dell'anno prossimo, quindi la nuova trilogia che farà seguito a quella classica e storica di Star Wars, scusate ma veramente il gioco è contagioso, ecco questi microfighter che ricostruiscono. Si tratta di 6 confezioni da prezzo di 9,99 che ricostruiscono quelle che sono alcune delle navi di combattimento più famose delle astronavi di Star Wars, da questo Interceptor con tanto anche di microfigura che trovate quindi di omino LEGO su ogni confezione, fino al Millennium Falcon che ovviamente ha la microfigura di Han Solo che lo accompagna. Le microfigure, come vedete, sono realizzate, sono molto piccole anche rispetto alla mia mano, ma sono perfettamente realizzate nei particolari. Abbiamo la possibilità, come succede proprio nel film, di cambiare l'orientamento delle ali del nostro Interceptor fino a renderlo così in questo modo. Esatto, abbiamo la possibilità di ruotare, abbiamo la possibilità anche, come vedete, di sparare alcuni dei laser che l'Interceptor porta con sé. Ma la novità Microfighter non finisce qua, perché LEGO ha anche creato un'applicazione, LEGO Star Wars Microfighters, che trovate su App Store e Google Play. Abbasso un po' il volume, in cui potete giocare in diversissimi ambienti di gioco, scegliendo anche, vedete, da che parte stare. Sceglieremo il lato della forza, useremo la forza, oppure sceglieremo il lato scuro. Ovviamente io scelgo la forza in questo momento, ma potete anche giocare sul lato scuro. Sono diverse veramente le missioni in cui potete giocare, e l'applicazione costa 89 centesimi, ma veramente un costo più che giusto e ben tarato rispetto alle grandi opportunità di gioco e alla giocabilità che ha, con moltissimi livelli, moltissimi pianeti e le classiche introduzioni LEGO che adesso vi faccio vedere al meglio. Ok, adesso io quindi ho, diciamo che la modalità di gioco in questo primo livello è un classico arcade in cui io devo andare a sparare alle navi che mi stanno cercando di distruggere e raccogliere i classici pezzettini di LEGO tipici di ogni gioco LEGO. Come vedete, poi io vado a collezionare man mano i mattoncini che mi serviranno per sbloccare nuovi livelli, nuove vite, e alla fine di ogni livello mi ritrovo un super mostro che devo riuscire a sconfiggere. Ovviamente perdo vite sia se vengo colpito sia se vado contro una delle navi nemiche, ok, come in questo caso. Ok, riusciamo un attimo dal gioco, abbandoniamo. Direi veramente un gioco divertentissimo, tutto realizzato nel LEGO mood, sempre molto ironico, sempre quello dei mattoncini. Per qualsiasi domanda vi aspetto qui sotto nei commenti alle informazioni di questo video, mentre per i prossimi video anche della LEGO vi aspetto qui sul canale Giochi per Mini Ragazzi. A presto, ciao ciao, Davide.